Ventrese Union, partita di Coppa, in palio tre punti importanti perché entrambe hanno già vinto la prima giornata mercoledì scorso e chi vince oggi può già dirsi con un piede nel secondo turno, anche se poi bisognerà aspettare comunque il terzo, la terza giornata di questo girone eliminatorio del quale fanno parte anche Nervesa e Ponzano. Avversari proprio mercoledì scorso, il Nervesa dell'Union Rico Fenadora e il Ponzano della Feltrese. Feltrese in casa, si gioca allo stadio Zugni Tauro e Feltrese con queste inedite maglie oro granata blu, molto particolari, Union in consueta casacca nero-verde. Manca poco al fischio d'inizio, la terna ha controllato le reti e via, siamo partiti. Primo pallone giocato dalla Feltrese, Feltrese che gioca con Bei tra i pali, Soppelsa, Salvadori, Giazzon, Polesana, Dariz, Pellicanò, Armenise, Marinelli, Scalet e Gondo. Risponde l'Union con De Carli, De Bon, De Checchi, Rimoldi, Nicoletto, Spinelli, Mastellotto, Andrighetti, Tormen, Solagna e Ponic. E prova a venire fuori, lancio per Tormen, stupenda la girata ancora una volta di Tormen per Solagna, Solagna contro Bei e la deviazione del portiere straordinaria, settimo minuto di gioco, messa laterale appena davanti alla panchina dell'Union. Marinelli va via, Marinelli, doppio passo, destro di Marinelli! A fil di palo, al quindicesimo, Rodrigo Ezequiel si presenta così, di tacco di Sandro Tormen. Vediamo chi batte, batte Andrighetti, palla deviata dalla barriera e poi Bei mette in calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo della squadra ospite, siamo al ventunesimo minuto di gioco. Corner dalla sinistra, palla dentro e bravo! Non so se è stato Salvadori a toccare per ultimo sul tiro di Mastellotto. 1-0 per gli ospiti. Palla dentro e bravo! Attenzione al numero di Andrighetti, Andrighetti, sinistro! Salvadori si perde, Ponic che in scivolata la mette fuori, ma che occasione per la squadra ospite, signori! Salvadori contro Andrighetti, scivola, ma recupera palla Salvadori, poi De Bon lo ferma, Gondo, Gondo in area, Gondo si gira al destro, rimpallato da Spinelli. Poi Armenise, attenzione a Gondo, Gondo, il sinistro, e gol di Gondo, 27 minuti di gioco appena iniziati. Poi Armenise, attenzione a Gondo, il sinistro, appoggia Soppelsa a campo, può salire, Mastellotto in chiusura. Appoggio a Scalet, Scalet tenta il cross arretrato di testa Spinelli, poi deve uscire De Carli e Armenise tenta un drop stile rugbistico. Scalet sulla destra, Scalet vede Gondo, palla dentro, Gondo anticipa Marinelli e c'è il gol, Feltrese in vantaggio, è l'ottavo minuto del secondo tempo, Rodrigo Marinelli, Gondo, palla dentro, Gondo anticipa, Marinelli, e c'è il gol! Marinelli con Andrighetti, batte dentro Spinelli, Tormen di testa, la prolunga, per Ponic che la schiaccia giù, si mangia un altro gol, questo induce all'errore più facilmente. Tormen la mette giù, Gidoni, poi Solagna dal limite, il destro di Solagna e 2-2 al 29esimo, signori che gol, poi Solagna dal limite, il destro di Solagna e
batte al volo Argenta, Gondo un po' non se ne accorge, un po' forse in fuorigioco, Poli crea errore, Balloma e De Carli blocca. Accorsi a Andrighetti, si è rimasti fermi per un po', quindi 30 secondi circa dovrebbero esserci ancora di recupero. Argenta va via, bellissimo, Gondo tenta l'acrobazia, tenta la sforbiciata e l'arbitro fischia qui, finisce qui 2-2. Gondo ha tentato l'impossibile, una bicicletta come si dice. Finisce così, 2-2, Feltrese Union. I gol al 22esimo del primo tempo, Spinelli ha portato in vantaggio la squadra ospite. Al 27esimo il pareggio di Gondo all'esordio fra le mura amiche. Nel secondo tempo, all'ottavo, Marinelli 2-1 per il Granata su assist ancora di Gondo. Al 29esimo Solagna dal limite, un destro a incrociare che non ha lasciato scampo a Bay. 2-2. Espulso Parteli, l'allenatore dell'Union, al 19esimo del secondo tempo, espulso dalla panchina Zanolla al 26esimo del secondo tempo. Tanti gli ammoniti, Bay, Soppessa, Dariz, Marinelli e Gondo in casa Granata, De Checchi, Mastellotto e Gidone in casa Union.